voglio mostrarvi come realizzare questa giacchetta con scollo a V che io ho deciso di chiamare giacchetta Tenerife. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il nuovo filato che mi è arrivato della Lana Gatto linea nuova Yapur. Io lo adoro, ha queste fantastiche sfumature. Il colore che ho usato io è il 3465, che ha queste sfumature che vanno dall'azzurro al bianco al viola. È veramente fantastica come sfumatura, l'adoro tantissimo. Voglio farvi vedere altri colori presenti sul sito. Oltre a questi, naturalmente ce ne sono anche altri, uno più bello dell'altro. Sono colori veramente, veramente estivi. Guardate che meraviglia! Fantastici. Questo anche mi piace tantissimo ed è il codice 3464, davvero bellissimi. Ora parliamo del quantitativo. Naturalmente in descrizione, come sempre, vi lascio il link al sito Filati Elsa, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. E io ho usato l'uncinetto del 4,5 e per realizzare questa giacca, che è una taglia S, però come potete vedere mi va larga, ho utilizzato 400 grammi. Come vi ho detto, lavorando con l'uncinetto il 4,5. Ora, per una taglia M vi occorrono almeno 450 grammi, se non anche 500 se la volete comunque un po' più lunga. Per una taglia L vi occorrono 500-550 grammi, a seconda se la volete come me o più chiusa o più lunga. In quel caso aumentate ancora di un gomitolo. La lavorazione è veramente semplicissima perché si parte in top down dall'alto, appunto per poter creare questa lavorazione scollo a V, e sono due giri che vanno sempre ripetuti, che permettono di fare gli aumenti. Una volta finiti gli aumenti e messi i marcatori, si vanno sempre a fare questi due giri, ma in maniera diversa, che consentono appunto di non fare più aumenti e di fare la lavorazione dritta. Stessa lavorazione l'ho utilizzata anche poi per fare la giacchetta, quindi veramente semplicissima. Mi piace, è forata, è prettamente estiva, quindi la possiamo sfruttare tantissimo quest'estate. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così come sempre poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca top down, io ho deciso di utilizzare il filato della Lana Gatto Lino Nuova Yapur, che è questo splendido colore gomitolo dai colori molto pastello che mi ricordano un po' i quadri del periodo del puntillismo, si chiama così, non ricordo. Il colore che ho scelto io è il 3465. La Lana Gatto fa sempre questi numeri esagerati per poter fare un colore, però va bene. Ed è questo che ha le sfumature, appunto, che mi ricordano molto le sfumature del mare e anche queste strappi. Stralci, diciamo così, di viola. Lavorerò con l'uncinetto del 4,5 e io ho montato 69 catenelle. La lavorazione che andremo a fare, come vi ho detto, è top down, sarà la parte dietro, le due parti della manica, e avanti inizieremo con un piccolo parte perché andremo poi a fare uno scollo a V della nostra giacchetta. Ora mi raccomando, per poter aumentare taglia M, tenete presente che se volete fare tre aumenti, quindi uno per ogni lato, dovete aumentare di 6 catenelle. Per ogni lato dovete aumentare quindi di 2 catenelle, che poi, come vedremo col primo giro, corrisponderà a una maglia con catenella in più. Quindi io direi taglia M al massimo andate ad aumentare soltanto di 12 catenelle. In questa maniera poi avrete due maglie in più per lato, quindi due da questa parte, due da quest'altra parte e due dietro. Taglia L, se proprio volete aumentare ancora di più rispetto alla taglia M, vi direi di fermarvi comunque a 18 catenelle in più. Non aumentate troppo perché comunque stiamo lavorando con il 4,5, quindi la lavorazione si allarga tantissimo. Mettendone 18 avrete poi 3 maglie alte in più per lato, quindi 3 da questa parte, 3 da quest'altra e 3 dietro. Avanti, come vi ho detto, inizieremo direttamente con l'angolo, quindi una maglia alta, però vedremo poi come si sviluppa il lavoro, come meglio quello che sto dicendo. Però quindi non andate ad esagerare con gli aumenti, però ricordate che ogni volta che volete aumentare, cioè quindi se state facendo le catenelle, per ogni lato, per ogni aumento sono 2 catenelle, quindi se per caso volete aumentare soltanto un aumento ai lati,
lati e 2 dietro, allora 2, 2, 4 e 4, 8 catenelle, in modo tale da avere un aumento e due aumenti dietro. Quindi gestite questa cosa, che rispetto alle mie 69 catenelle ogni aumento sono 2 catenelle. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro. I giri da ripetere sono 2, quello che ci permetterà di crescere la lavorazione saranno i giri dispari, e andiamo a fare appunto il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, entro nella prima delle mie 69 catenelle e vado, scusatemi, catenella di separazione, mi ero dimenticata, prendo il filo, quindi ho fatto 3 catenelle più quella di separazione, entro nella prima delle mie 69 catenelle e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, adesso vado a lavorare il lato della manica. Io dovrò fare 8 maglie alte separate da una catenella. Se voi avete messo gli aumenti, o ne dovete fare 9 o ne dovete fare 10 a seconda degli aumenti che avete fatto. Quindi salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare la mia prima maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare la mia seconda maglia alta. Salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare la mia terza maglia alta. Quindi continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare ad ottenere, nel mio caso, 8 maglie alte. 9 se avete fatto una catenella in più, 10, scusate, un aumento in più, 10 maglie alte se avete fatto due aumenti in più. Quindi ricordatevi che questa volta quello che dovete gestire sono appunto gli aumenti. Quindi io ne ho fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Devo andare a fare il mio secondo angolo, perché questo è il primo angolo. Quindi secondo angolo, catenella di separazione, salto una catenella, entro in successiva e vado a fare maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro una terza maglia alta. Ho terminato così il mio secondo angolo e devo andare a fare la lavorazione dietro. Per fare la lavorazione dietro io dovrò andare a fare 14 maglie alte separate da una catenella. Mi raccomando, chi ha messo più catenelle deve andare a fare o 15 o 16, se non anche 17 maglie alte. Quindi io continuo a lavorare saltando una catenella, entrando nella successiva e facendo una maglia alta, per un totale di 14 maglie alte nel mio caso. Terminate queste 14 maglie alte, vi farò vedere come continuare. Ho terminato le 14 maglie alte, quindi devo andare a fare il mio terzo angolo. Dopo la maglia alta ho fatto sempre la catenella, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro seconda maglia alta, catenella di separazione, rientro terza maglia alta, catenella di separazione, devo andare a fare la mia seconda lato, che sarebbe la mia manica, e vado di nuovo a fare quindi 8 maglie alte. Quindi salto una catenella e vado a fare la mia prima maglia alta, salto una catenella e vado a fare la mia seconda maglia alta. Quindi nel mio caso 8, perché ha fatto gli aumenti, o ne deve andare a fare 9 o ne deve andare a fare 10 a seconda degli aumenti che avete fatto. Terminate le 8 catenelle, 8 maglie alte, catenella, andiamo a fare il nostro ultimo angolo. Quindi saltiamo una catenella, entriamo nella successiva che equivale all'ultima catenella e andiamo a fare maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. E abbiamo terminato così il nostro primo giro. Secondo giro, col secondo giro, come vi ho detto, non ci saranno aumenti e sarà sempre così con i giri pari. E andiamo a fare: o vi alzate con una catenella, oppure fate con me, entrate direttamente nella maglia alta e fate la maglia bassa. Quindi invece potete fare la catenella e poi la maglia bassa. Catenella di separazione, vado per la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, vado per la maglia alta e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, e vado a fare questo per tutto il secondo giro. Quindi maglia bassa, catenella di separazione, maglia bassa sopra la maglia alta, catenella di separazione.
andiamo a fare questo quindi per tutto il secondo giro. Poi vi farò vedere come andare a fare il terzo giro. Il terzo giro sarà il giro che andremo sempre a ripetere. Quindi io continuo a lavorare, vedete, sono all'angolo e vado sempre a fare maglia bassa sopra la maglia alta, catenella, maglia bassa sopra la maglia alta, catenella, maglia bassa sopra la maglia alta. Quindi, appunto, come vi ho detto, continuo così per tutto il secondo giro. Sto per terminare il secondo giro, mi trovo nell'ultimo angolo, quindi vado sempre a fare catenella, maglia bassa dove ho la maglia alta, catenella, entro nella terza catenella che correva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Andiamo a fare il terzo giro, che come vi ho detto è il giro che andremo sempre a ripetere. Allora andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro dentro la maglia alta e vado a fare una maglia alta. Questo mi serve per poter fare aumentare, quindi fare il mio scollo a V. Catenella di separazione e adesso io mi trovo nella seconda maglia alta del gruppo di 3 maglie alte, ossia nel mio angolo. Quindi vado in una maglia bassa e vado a fare maglia alta, catenella, prendo il filo, rientro seconda maglia alta, catenella, prendo il filo, rientro terza maglia alta. Questo perché nella seconda maglia alta del gruppo di 3 io dovrò andare sempre a fare 3 maglie alte separate da una catenella, che sono appunto il mio angolo. Quindi catenella di separazione e vado a fare adesso una maglia alta sopra ogni maglia alta fino a ritrovarmi dove ho il mio secondo angolo. Quindi maglia alta, catenella di separazione, vado con la maglia bassa e vado a fare una maglia alta. Quindi veramente semplicissimo. Arriviamo al secondo angolo e vi faccio vedere appunto come andarlo a fare. Quindi maglia alta, catenella di separazione, maglia alta, catenella di separazione, maglia alta, catenella di separazione. E vedete, mi trovo dove ho l'angolo, ossia qui ho le mie 3 maglie alte. Nella prima maglia bassa del gruppo di 3 vado a fare la mia normale maglia alta. Catenella di separazione, in corrispondenza della seconda maglia alta vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi una catenella di separazione, rientro 2 catenella di separazione, rientro 3 catenella di separazione e ricomincio una maglia alta sopra ogni maglia alta. Continuo così per tutto il lato dietro. Arriverò al terzo angolo e di nuovo vi farò vedere come andarlo a realizzare. Nel frattempo, catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta. Eccoci qua, quindi ci troviamo nel terzo angolo e quindi andiamo a fare nella prima maglia alta, nella maglia bassa, una maglia alta, catenella di separazione, all'interno della seconda maglia bassa, quindi in corrispondenza della seconda maglia alta, andiamo a fare il nostro angolo. Quindi maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione e adesso maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi davvero semplicissimo, maglia alta separata sempre da una catenella fino ad arrivare al nostro terzo angolo, scusate, al nostro quarto e ultimo angolo, e farvi vedere come andare a lavorare. Ed eccoci qua. Allora siamo nell'ultimo angolo. Nella prima maglia bassa lavoro normalmente maglia alta separata da una catenella, nella seconda maglia bassa andiamo a fare il nostro angolo, quindi una maglia alta, catenella, rientriamo seconda maglia alta, catenella, rientriamo terza maglia alta, catenella di separazione. Qui noi dobbiamo allargare perché dobbiamo fare il nostro scollo a V, quindi nell'ultima maglia bassa andremo a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientriamo un'altra maglia alta, ci giriamo con la lavorazione e adesso andiamo a fare il nostro quarto giro, che come vi abbiamo detto sarà uguale al secondo perché andremo sempre a fare maglia bassa,
catenella di separazione, maglia bassa sopra ogni maglia alta, catenella di separazione, maglia bassa, catenella di separazione, maglia bassa, catenella di separazione, maglia bassa. Andiamo a fare questo per tutto il nostro quarto giro. Terminerò al quarto giro, vi farò vedere il quinto, giusto per farvi capire ancora meglio come si procede, e una volta fatto quello procederemo da sole fino ad arrivare alla larghezza degli scalfi che ci occorre per poter poi chiudere con i marcatori e proseguire la nostra lavorazione della giacca. Allora, sto terminando il mio quarto giro, ho fatto la catenella di separazione, entro dove ho la terza catenella che qui aveva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Devo iniziare quindi il quinto giro e andiamo a fare come sempre all'inizio 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientro dentro la maglia bassa e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, e adesso devo andare a fare una maglia alta sopra ogni maglia bassa fino a ritrovarmi alla maglia bassa in corrispondenza del mio angolo. Quindi vado a fare maglia alta, catenella di separazione, di nuovo maglia alta, e mi trovo in corrispondenza quindi della seconda maglia alta del mio gruppo di 3 e vado a fare quindi il mio angolo. Quindi maglia alta, catenella, rientro seconda maglia alta, catenella, rientro terza maglia alta, catenella di separazione, e si va a fare una maglia alta sopra ogni maglia bassa fino a ritrovarci dove abbiamo il nostro secondo angolo. Ricordatevi sempre che quindi iniziate con 2 maglie alte, quindi maglia alta, catenella, maglia alta nella stessa maglia di base, e dovete terminare sempre con maglia alta, catenella e maglia alta nell'ultima maglia bassa, e che dovete sempre fare il vostro gruppo di 3 maglie alte nella seconda maglia alta in corrispondenza dell'angolo precedente. Se avete paura di sbagliare perché magari state utilizzando un colore più scuro, mettete sempre in corrispondenza della vostra seconda maglia alta del gruppo di 3 un marcatore, quindi marcatore qui, marcatore qui, marcatore qui, marcatore qui, così sapete sempre in corrispondenza, man mano che cresce la lavorazione lo aumentate in modo tale appunto da poter vedere dove dovete fare i vostri angoli. Un'ultima cosa prima di procedere e di continuare, naturalmente qui come vi ho detto, per poter aumentare maglia alta, catenella e maglia alta nella prima maglia bassa e anche nell'ultima, e poi maglia alta sopra ogni maglia alta, e il vostro andate a mettere poi il vostro angolo. Quando non volete fare più lo scollo a V, quindi si sta avvicinando troppo e volete fermarvi, smettetela di fare le 2 maglie alte, ne fate soltanto una, sia inizio o fine giro. Quindi poi procederete normalmente, maglia alta, catenella di separazione, e andate direttamente sopra la maglia bassa successiva. Questo per chi poi non vuole fare più gli aumenti. Io naturalmente una volta che lavorerò vi dirò quante volte ho fatto questi 2 giri, quindi il giro di maglie alte, il giro di maglie basse, e quando poi mi sono fermata con gli aumenti. Non intendo gli aumenti perché qua devo aumentare perché voglio che sia bella comoda la giacca, quindi andrò sempre ad aumentare, ma per quanto riguarda gli aumenti qui davanti. Allora, ho ripetuto i 2 giri per 8 volte, però l'ottava volta che ho fatto il giro con le maglie alte non sono andata a più fare gli aumenti, e come vi ho spiegato inizio video, per non fare più aumenti, invece di fare 2 maglie alte alla fine a inizio giro, ne facciamo soltanto una. Questo perché, come potete vedere, come larghezza io mi trovo, quindi non devo andare ad allargare ulteriormente la mia giacca o cardigan, poi vediamo quanto la farò lunga. Detto ciò, quindi sono andata a mettere il marcatore dove ho naturalmente la maglia centrale, la maglia bassa in questo caso, perché io sto facendo la maglia, ho fatto il giro di maglie basse, dove ho la maglia bassa, la maglia bassa centrale del gruppo di 3 nell'angolo, quindi da questa parte e da quest'altra parte. Adesso andremo a continuare a lavorare normalmente il nostro giro, però vi faccio vedere appunto come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Quindi io adesso continuo a non fare più aumenti, quindi vado normalmente a fare l'inizio 3 catenelle che sono la maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare la mia maglia alta.
Quindi continuo a lavorare normalmente il mio giro fino ad arrivare al marcatore. Arrivato al marcatore vi faccio appunto vedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Quindi sono arrivata dove ho appunto il mio marcatore, vedete questo è lo scalfo per la manica, quindi vado a togliere il mio marcaponti o marcatore. Ho fatto la catenella di separazione, quindi vado nella maglia bassa centrale sul davanti, vado nella maglia bassa centrale del gruppo di 3 dietro e vado a fare la mia maglia alta. Catenella di separazione, passo dietro dove ho la seconda del gruppo di 3 maglie alte, vado a fare la delle 3 maglie basse e vado a fare la mia maglia alta. Catenella di separazione e si continua a lavorare così fino ad andare dalla parte al secondo marcatore, quindi per ripassare poi dalla parte dietro alla parte avanti. Quindi mi raccomando, io adesso continuo a lavorare normalmente il giro, farò sempre questi due giri, quindi giro di maglia alta separata da una catenella, giro di maglia bassa separata da una catenella. E quindi continuo a lavorare così fino ad arrivare al secondo marcatore e farvi vedere come passare di nuovo poi dalla parte dietro alla parte avanti. Allora, ho terminato la parte sotto della mia giacca, ho ripetuto i due giri per 21 volte e poi sono andata a fare un semplicissimo giro di maglie basse attorno a tutta l'apertura della mia giacca, quindi niente altro di complicato, ho fatto i soliti due giri, non ho fatto neanche degli aumenti e, come ho detto, ho fatto un giro di maglie basse intorno a tutta l'apertura della maglia della giacca e adesso possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica lavorerò sempre con l'uncinetto del 4 e mezzo, inizio sempre dal basso, quindi da dove ho fatto la divisione, e andremo a lavorare sempre due giri, solo che adesso andremo a lavorare in giri di ritondo e non più in giri di andata e ritorno. Quindi io mi aggancio sotto dove ho fatto anche sotto la maglia alta e vado a fare la mia maglia alta, quindi 3 catenelle che sono appunto la mia maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo e vado direttamente nella maglia alta, nella maglia bassa del secondo gruppo delle vedete qua, vediamo le tre maglie alte, devo andare nella seconda e vado a fare la mia maglia alta e procedo normalmente. Catenella di separazione, maglia alta dove ho la maglia bassa. Devo fare questo per tutto il giro, vi farò vedere come terminare, come iniziare il secondo, che naturalmente è semplicissimo, e poi vi dirò quanti giri sono andata a fare per realizzare la mia manica. Voglio fare una manica lunga, come vi ho detto non voglio fare diminuzioni, voglio che venga bella larga, tipo proprio estiva estiva. Quindi continuo a lavorare in questa maniera il mio primo giro, poi vi farò vedere come terminarlo e come iniziare appunto poi il secondo. Quindi sto terminando il giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, o mi alzo con una catenella e poi vado a fare la maglia bassa, o vado direttamente a fare la maglia bassa. Catenella di separazione, una maglia bassa sopra la maglia alta. Catenella di separazione e si ricomincia da capo, quindi veramente semplicissimo, non cambia niente. Terminerete il giro facendo sempre maglia bassa, catenella di separazione e maglia bassissima, poi si ricomincerà con il giro di maglie alte. Io, come vi ho detto, alla fine della manica vi dirò quante volte l'ho ripetuto questi due giri. Ho terminato la manica, ho ripetuto i due giri per 25 volte, quindi come lunghezza che mi arriva al polso per me va benissimo, quindi ripeto, ho ripetuto i due giri per 25 volte, adesso andrò a fare anche la seconda manica.